Bentornati su Portale Mondo, sono Davide e oggi voglio fare un breve recap per tutte le persone che magari vogliono venire a vivere in Francia, a Parigi, a Strasburgo, appunto parlando della mia esperienza. Ormai sono 4 anni che vivo a Francia, fra Parigi e Strasburgo, ora a Strasburgo, quindi magari ora, visto che ho fatto altri video in passato, posso essere davvero utile a te, sì, te, che vuoi venire a vivere in Francia senza bidet e con un caffè disgustoso. Ma chi te lo può fare? Sigla! Stesso setting dell'ultima volta che ho fatto questo video, dove parlavo appunto di le città dove ho vissuto, quindi Parigi, Dublino e Roma, e dove facevano appunto una specie di challenge, quindi stesso background, il mio salone, oggi c'è anche il sole, Dio sia lodato che abbiamo il sole a Strasburgo. Perché? Perché appunto voglio darti la mia esperienza, la mia opinione, l'opinione sulla mia esperienza di questi ultimi 4 anni in Francia. E magari se tu stai, vuoi, oppure sei proprio in procinto di trasferirti in Francia e stai cercando un po' di pareri, ti posso dare un'idea un po' più ampia. Cosa è cambiato da quei video che ho fatto 2 anni fa? Tanto e non, ma neanche troppo. Ora vi spiego perché. Innanzitutto è cambiato molto la mia percezione della Francia, anche a causa di questo disastroso passaggio di paese da Irlanda a Francia. Ho visto la Francia come un'entità astratta, ostile, piena di gente incazzosa. I francesi, a differenza degli irlandesi, sono più difficili da approcciare, si fa breccia più difficilmente dentro un cuore di un francese. Poi ce la fai, però non è facile come un irlandese. E quindi all'inizio ho visto la Francia con un po' un pizzico d'odio, diciamo. Mi ha portato via dall'Irlanda, la mia seconda casa, l'Irlanda, quella terra bellissima e piena di lavoro, in una realtà dove la gente non ti vuole parlare, non trovi lavoro, sei obbligato a fare lavori di cacca, e eccola. Però oggi ho valutato molto l'idea di Francia, anzi sono diventato più francese di quello che pensavo, e per questo vi dico: se volete vi trasferirvi in Francia, fatelo! E perché? Qual è la differenza fra Francia e Italia? È abissale. Io in quel video dove dicevo 3 cose che amo anche della Francia, mettevo soprattutto diversi aspetti della vita francese. Forse la cosa che mi ha fatto entrare proprio in ottica francese, è innamorarmi sempre di più di questo paese, è che la Francia, a differenza dell'Italia, è un paese che ci crede, un paese sveglio, un paese che va verso il futuro, non come l'Italia che purtroppo, ammettiamo, l'Italia è chiusa. Ormai l'Italia è sempre più chiusa, sempre più ermeticamente repressa, dove un paese dove i giovani non ci stanno più perché i giovani o non nascono o quelli che ci stanno se ne vanno perché vengono valorizzati da un paese di anziani. Scusate, ma è così, l'Italia è un paese di anziani. Differenza con la Francia, dove appunto una famiglia media ha 2 figli, soprattutto un paese dove la politica è politica, ragazzi. Qui in Francia c'è volontà politica di cambiare le cose e c'è un paese, una società che non è passiva. Se le cose che cambiano non gli piacciono, protesta. L'abbiamo visto, e l'esempio perfetto è la riforma della pensione dell'anno scorso, 2023, sì. Che è successo nel 2023? Il perfetto esempio. Immaginate una classe politica che non sta lì solo per voti, ma sta lì per cambiare il paese, per fare le riforme. E la fa, una riforma impopolare, quella di alzare la pensione, l'età pensionabile da 62 a 64. Ora, ditemi voi in Italia, qualsiasi partito politico, destra o sinistra, che va al potere e cambia la riforma delle pensioni. L'unico che l'ha fatto è stato il governo Monti, che era un governo tecnico, che non doveva andare a prendere voti. In Francia no. In Francia Macron aumenta l'età pensionabile, lo fa con diversi stratagemmi politici, ma lo fa. E quindi tanto di cappello, sia nel bene che nel male. E dall'altra parte abbiamo una società che, oh, ma che stanno a fare? Che si ribelliamoci, e si ribellano. E si ribellano anche in modo poco ortodosso, ma si ribellano. Un'altra conferma che ho apprezzato molto, che mi ha fatto sentire parte di questo sistema Stato, è welfare state, che qui in Francia funziona. Il welfare state funziona: se perdi un lavoro oppure vuoi cambiare lavoro per trovare un altro, c'è lo chômage, la disoccupazione, 940 euro minimi per 2 anni, e nel mentre gli uffici dell'impiego ti seguono, perché non è che ti danno da soldi gratis, ti seguono, ti cercano di trovare un lavoro o un corso di preparazione, qualcosa che appunto ti butti sul mondo del lavoro a qualsiasi età. Abbiamo molti programmi di alternance scuola-lavoro, quindi vai a fare una scuola che ti fa il diploma, che ti fa anche fare uno stage, alla fine in teoria dovrebbe essere ci sia lo stage che il diploma, la laurea, diciamo. Quindi un'altra cosa per aiutare i giovani a lasciare di casa. Indovinate un po', i giovani in Francia a 18-19 anni se ne vanno di casa perché vanno a vivere o a studiare in altre città e vanno a sperimentare un po' la vita. Quando è che uno se ne va? Io sono uscito di casa a 27 anni perché non riuscivo a trovare un lavoro. Il salario minimo 1340 euro, tutto sotto questa cifra non può prendere in Francia.
E voilà, e quindi anche questo ti aiuta un po' a progettare, a avere una famiglia. Tutte cose che in Italia purtroppo non ci stanno. Quindi io non voglio intitolare questo video La differenza tra Italia e Francia, anche perché poi diventa una palla. E niente, ma non è tutto oro che luccica, perché se queste cose io le ho apprezzate, le ho fatte intrinseche di me, dall'altra parte è vero che la Francia è piena di problemi, soprattutto problemi sociali, connessi soprattutto alle banlieue. Qui basta poco che anche una minima scintilla, le banlieue, cioè le periferie delle grandi città, schioppano proteste, distruzione di massa. L'abbiamo visto in Francia lo scorso giugno, quando a Parigi un poliziotto ha ucciso un ragazzo, Nael, di 17 anni, perché questo forse aveva rubato un'automobile. Quindi ci abbiamo avuto un eccesso di zelo della polizia, e questo ha portato le banlieue di tutta Francia a esplodere. E scoppia la protesta in tutte le città, anche in Strasburgo. Le banlieue arrivano, i ragazzi di 16-19 anni arrivano in centro, distruggono, vandalizzano, distruggono negozi, rubano roba, bruciano automobili, un bordello. Per un mese quasi, anche qui a Strasburgo, città piuttosto calma, un macello, una cosa incredibile. Altra cosa che amo della Francia è che ho continuato a vivere con passione è l'informazione. Un'informazione che ti tratta non da un deficiente come magari in Italia, ma proprio come un utente attivo e facente parte del sistema Stato. Che vuol dire? Vuol dire che durante i telegiornali le cose vengono dette come devono essere dette. Ci stanno i confronti politici, quante che non li vedevo. Un Macron che sbatte contro Le Pen e se la dicono le sante ragioni. In Italia l'ultimo confronto che ho visto io è stato fra Marino e Alemanno per il sindaco di Roma, per le elezioni al sindaco di Roma, che era nel 2014-2013, boh, poi mai più. Quindi la mia esperienza in Francia com'è? È positiva. Dopo 4 anni posso dire che mi sto cominciando a costruire qualcosa. Ora ho la mia attività di guida turistica, ho partita IVA, quindi lavoro. Per arrivare a questo punto ho sofferto un sacco, perché sono passato per lavori incredibili. Il mondo del lavoro francese è molto tossico, quindi questo era anche un altro problema. I francesi non sanno lavorare. Quindi è un paese della cuccagna? No, ma neanche l'Irlanda lo era. È un paese dove tu puoi andare e magari campare bene. Concludo con dicendo come si vive a Strasburgo. Se magari vuoi venire a vivere in un'altra città che non sia Parigi, che è terribile. Parigi, la vita a Parigi è terribile. Strasburgo com'è? 2 anni fa feci un video proprio su Strasburgo, cosa amavo di Strasburgo e cosa non amavo. Posso confermare un po' tutto quanto, e quindi niente, sì, Strasburgo è una città molto più bella di quello che pensavo e di quello che pensano tutti gli italiani che vengono a visitarla. È una città molto affascinante, carismatica, una città un po' morta dal punto di vista degli eventi, perché è una città un po' più per anziani. Se c'hai tra i 20 e i 30 anni vattene a Parigi, Lione, Marsiglia. Se c'hai tra i 30 e i 40 vattene a Strasburgo, che ti riposi, ti calmi, un pieno di ristoranti. I dintorni di Strasburgo sono bellissimi, c'è la Germania a due passi, la Svizzera, Lussemburgo, una bomba. E poi è una città verde, pulita, anche questa è una città proiettata nel futuro, una città che mi sta entrando piano piano nel cuore, anche perché ora ci lavoro facendo la guida turistica. Se non mi piacesse Strasburgo, che faccio? Che faccio? Dall'altro lato, ecco, Strasburgo è un po' isolata, come dicevo, il problema degli aeroporti, per l'Italia ci sono pochi voli, uno per andare a Roma solo il giovedì o il lunedì, quindi che si fa male, è una città che si fa male se sai il francese, perché se vieni qua e non sai il francese allora è un po' più difficile, magari il tedesco pure, ma l'inglese, cioè qua ci lavori poco. Quindi posso solo ribadire quello che ho detto negli altri video. E concludo con una cosa di cui volevo parlare anche altre volte, perché molti mi dicono, io vorrei venire in Francia a vivere, però a me i francesi ci odiano, perché ci odiano? Ma non è vero, questo è il problema. Volevo fare un video, perché i francesi odiano gli italiani, però poi non c'ho tempo, e lo faccio qui. I francesi non odiano gli italiani, i francesi non odiano gli italiani, è il contrario purtroppo. Anzi, i francesi, devo dire che i francesi sono molto attratti, molto amano davvero la cultura italiana, il cibo, il nostro paese, il territorio, la storia. Ogni volta che io dico questo italiano mi chiedono del cibo, che città, bella Roma, Verona è bellissima, Napoli, che immagini. Siamo noi che non li possiamo vedere, perché? Perché fra i due paesi è vero, ci sono molti punti in contatto, molte rivalità, la moda, il cibo, i formaggi, il vino, il calcio, siamo parenti cugini, ci abbiamo molti punti di contatto e questo noi lo vediamo come rivalità. Quindi non è vero che loro ti odiano. Poi ovviamente se tu vai a Parigi è un'altra cosa, perché Parigi non è la Francia. Parigi è Parigi, la Francia è un'altra cosa. A Parigi tutti si odiano a vicenda, perché i parigini sono stressati, chiusi nei loro lavori giornalieri, dentro metro iper affollate. Ora c'hanno pure i giochi olimpici, quindi c'hanno 2 milioni di persone al giorno, una cosa terribile. Andate nelle altre città, andate a Lione, a Strasburgo, a Nantes, a Bordeaux. Ovviamente poi lì magari qualcuno con quella busta sotto il naso ce lo trovi, perché ce lo fai tutte parti. Però è come se un francese arrivasse a Roma e dicesse: gli italiani sono tutti coatti perché parlano così. Quindi concludo dicendo, ragazzi, la Francia l'ho molto rivalutata. In questi 4 anni ho molto cambiato idea dalla Francia. Rimangono i miei soliti sfottò, però è un paese
accogliente per il momento, un paese che ti dà delle opportunità future. Ovviamente devi saper parlare francese, devi farti la gavetta e non ti regala niente a nessuno. Ma questo in qualsiasi parte del mondo. Quindi non so se ho risposto a tutte le domande che avevo, però se cercate informazioni maggiori potete anche scrivermi nei commenti, io vi rispondo. Cioè non è che ho tutti questi iscritti, quindi non è che gestisco 200.000 commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa pensate della Francia, se magari vi interesserebbe venirci a abitare. Io sono qua a vostra disposizione. Nei prossimi video si torna a parlare di viaggio, speriamo. E un bacio da Portale Mondo, e niente. Ciao. Oh.